Eccoci tornati sulle Fonti TV con la nuova puntata del Fatto di Marcotti. Partiremo dagli scenari economici e politici. Oggi sarà una puntata che effettivamente metterà in relazione un po' tanti aspetti proprio dell'economia, ovviamente, e della politica. Recessione in vista, si parla di questa parola. Alessandra, seguimi come sempre con le nostre strappi, i nostri titoli, così facciamo un breve sommario. La Fed ci salverà o ha paura? Qualcuno sostiene che, nonostante l'annuncio di una politica monetaria più aggressiva, la Fed in realtà abbia un po' di timore e che quindi potrebbe, come dire, decelerare un po' il suo percorso di allentamento della politica monetaria, e quindi appunto potrebbe non avere più un atteggiamento da falco ma un po' più da colomba. Altro tema: cripto versus finanza tradizionale, due aspetti della finanza e dei mercati che sono messi in contrapposizione ancora molto, e se ne è parlato, è successo anche a Davos al forum economico. E poi sul fronte più politico, ma che contempla anche le mosse diplomatiche che si stanno facendo per cercare di porre fine al conflitto tra la Russia e l'Ucraina, Matteo Salvini, leader della Lega, che ha deciso di andare a Mosca, ma si è elevato un coro di proteste. Ma come? Non deve andare Salvini a Mosca a parlare con Putin, deve andarci solo Draghi, che è il presidente del Consiglio. Insomma, cosa ne pensate? È stato un errore diplomatico o i leader dei vari partiti possono decidere autonomamente di farlo? Domanda anche un po' provocatoria, se vogliamo. Allora, Giancarlo Marcotti, buongiorno. Buongiorno Manuela, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie per essere con noi anche oggi, Giancarlo. Come senti, insomma, questi argomenti non potevo che metterli in evidenza con te, perché abbiamo tanto di cui parlare. Allora, intanto, scenari economici e politici che però ci portano inevitabilmente sull'altro primo tema, cioè la recessione in vista. Ovviamente ancora ci mettiamo, io non ci ho messo il punto di domanda, ma ancora non possiamo parlare di recessione, però c'è timore, no, che le mosse delle banche centrali in questo contesto di mercato possano poi bloccare l'economia, la ripresa, e quindi di conseguenza affossare tutto quanto e quindi farci piombare in un periodo recessivo. Ma la provocazione è questa: sarà la Fed che ci salverà o ha ancora troppe paure? Ma allora, ovviamente la Fed ha preso un po' di paura. O meglio, allora chiariamo, ecco, una cosa fondamentale che spesso ci dimentichiamo. Sì. In tutti i paesi, tranne qualche piccolo paese, ma in tutti i paesi la banca centrale è o comunque dovrebbe essere autonoma dalla politica. Ed è una cosa giusta, perché la banca centrale è quella che decide la politica monetaria, lo Stato, diciamo, il governo deve decidere la politica fiscale. Se al governo dessimo in mano entrambe queste cose, vabbè, se è il governo che piace a noi ci potrebbe far piacere, ma se fosse un governo che non piace a noi potrebbe fare dei danni inenarrabili. Quindi la banca centrale è bene che sia autonoma da una parte, ma naturalmente lavori anche a stretto contatto con il governo centrale. Quindi non può non tener conto della questione economica, non solo della questione appunto monetaria. Quindi in questo momento la Fed, dal punto di vista, diciamo, monetario, doveva guardare all'inflazione, perché obiettivamente l'inflazione c'è ed è sensibile, oltretutto in molti dicono che è anche più aggressiva rispetto a quello che ci dicono, ma comunque, insomma, anche solamente limitandoci al dato ufficiale è qualcosa di preoccupante. Sì. Contemporaneamente però la Fed non può non guardare all'economia del paese, e questo, quindi, se è troppo aggressiva e manda l'economia in recessione, è chiaro che anche quello diventa un altro problema. Quindi sappiamo che insomma è difficile avere la botte piena e la moglie ubriaca, però
però la Fed in questo momento penso che agirà nella maniera più corretta, cioè annuncia o fa trapelare, diciamo, delle notizie da falco, ma poi agisce un po' più da quello. Ecco, giustamente tu dici non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, ma questo è da collegare appunto all'intervento tardivo, non ne abbiamo parlato tante volte, no? Del fatto che le banche eccetera. Guardi, io ricordo, lo dico senza problemi, che ti avevo chiesto una piccola consulenza extra diretta alle fonti proprio per una ricerca che stavo portando, che stavo conducendo proprio sull'azione delle banche centrali anche in altri periodi e altri contesti di mercato, e eravamo ben lontani dalla situazione attuale. Adesso non ricordo quando fosse, forse veramente un paio d'anni fa, Giancarlo, più o meno, anche perché il tempo è un po' è difficile ogni tanto analizzare il tempo per il Covid, perché ha un po' annullato tutto, però secondo me eravamo 2 anni fa e tu già lì mi dicevi guarda che le banche centrali dovrebbero già ora cominciare ad allentare la politica, cioè essere più aggressive. Figuriamoci, dopo è successo di tutto e ora oggi ci troviamo a dire che sono arrivati in ritardo. Lo confermi ancora oggi, Giancarlo? Sì, obiettivamente è anche così, ed è per questo che oltretutto devono entrare le banche centrali, in particolare la Fed, ma adesso anche la BCE, devono entrare un po' a gamba tesa, cioè con rialzi insomma di mezzo punto, mentre prima si parlava sempre 25 centesimi e così via, invece devono aumentare. Però quindi non possono permettersi oggi di essere un po', come dire, timorose? E non possono permetterselo da una parte, perché obiettivamente l'inflazione, attenzione, è un problema, non è che possa passare così, derubrichiamo, ma sì, se c'è un po' di inflazione, certo, se c'è un po' di inflazione, un 2 o un 3%, ma quando parliamo del 7, dell'8%, cioè lì dobbiamo tornare a 20 anni fa, 30 anni fa. Cioè non abbiamo visto negli ultimi 20-30 anni tassi di questo genere, e si parla addirittura in certi casi di scarsità di prodotti, quindi la situazione è obiettivamente difficile in questo momento. Io l'ho sempre detto, attenzione, che il lavoro di governatore delle banche centrali è un lavoraccio, nel senso che è un lavoro nel quale non riesci mai ad accontentare tutti, non sai mai se stai facendo la cosa giusta e così via. Però nei 2 o 3 anni fa, ti ringrazio che lo hai ricordato, ma 2 o 3 anni fa era già lì il momento nel quale si doveva far capire alle persone che non si poteva andare avanti così. Invece si è andato avanti così, anzi di più, e oggi c'è questa situazione qua veramente che siamo, insomma, sì, un bilico, ecco, siamo da una parte la recessione, dall'altra l'inflazione, questo bilico qua è... No, per quello che il momento è un po' tardivo, diciamo, perché ci troviamo a dover gestire questo equilibrio, no? Perché ovviamente è molto molto delicato poi il passaggio, cioè questo equilibrio appunto, ed è facile passare da inflazione alta a rallentamento totale dell'economia e quindi di conseguenza alla recessione. E la BCE seguirà un po' la Fed? Cioè in questo momento la Fed darà, diciamo, è anche il momento in cui la Fed darà indicazioni alla Banca Centrale Europea? Assolutamente sì, ma l'Europa ha ancora un tasso di inflazione leggermente inferiore a quello statunitense, però è anche la BCE è in enorme ritardo.
Cioè, Beh, noi l'inflazione abbiamo. sta galoppando mica male anche in Europa, eh? Cioè, fino a un po' di tempo fa, cioè, so che lo sai meglio di me, Giancarlo, però dico, fino a un po' di tempo fa effettivamente valeva questa cosa dell'inflazione che comunque non era paragonabile a quella americana, ma adesso, insomma, siamo lì, non è che manca poi molto a raggiungere l'America. Sì, certo, è vero. Teniamo conto che oltretutto poi questi tassi di inflazione sono calcolati appunto con quel paniere e ci sono, e quel paniere, insomma, non so se è proprio rappresentativo della spesa degli italiani, delle persone in generale. Quindi è anche possibile che quell'inflazione percepita dalla popolazione sia superiore al tasso che ci viene detto. In più abbiamo questa spada di Damocle appunto della ripresa economica. Noi avevamo fatto conto di una ripresa economica almeno in Italia intorno al 4% per il 2022. Quindi abbastanza, insomma, sensibile e invece ce lo sogniamo, insomma. Certo, guarda, ironia della sorte, senza farlo apposta, sul nostro sito, non sul nostro sito, perdonami, sulla nostra pagina Facebook di Le Fonti TV, da cui stiamo trasmettendo peraltro anche oggi, mi è ricomparso un Le Fonti TV Instant Focus. L'evento che abbiamo fatto proprio quasi un anno fa, 16 giugno 2021, il titolo era Inflazione, chi ha paura del caro prezzi? Perché si cominciava a parlare lì di inflazione e noi, permettetemi insomma, questo piccolo spot sulle fonti TV, abbiamo intercettato subito questo primo malessere che cominciava a avvertirsi, no, sull'inflazione. Proprio con te abbiamo valutato e abbiamo parlato anche delle differenze sull'inflazione. Guarda, siamo qui a parlarne a distanza di un anno, quando però la situazione si è aggravata anche ovviamente a causa del conflitto in Ucraina, che non era prevedibile certo un anno fa. Però noi abbiamo cominciato a parlare di tutto questo un anno fa, a giugno del 2021, e mi è apparso proprio in questo momento. Quindi, insomma, evidentemente e ironicamente anche i social ci stanno ascoltando, cosa che peraltro dicono fanno. Vabbè, a parte questo, scusami, ti ho interrotto, però era solo per dire che è un tema che non è che è sorto, cioè un problema che non è che è sorto questa mattina, ecco. No, io me lo ricordo bene nel senso che mi ricordo appunto che mi avevi contattato per dire facciamo una puntata speciale, un instant focus, eccetera, così io ho voluto anche per quella puntata speciale, non dico prepararmi nel senso che ovviamente seguo costantemente l'economia, la finanza, eccetera, ma era proprio insomma fare una puntata speciale, cioè un qualche cosa di anomalo rispetto al nostro appuntamento tradizionale del lunedì mattina. Quindi me la ricordo bene. Ecco, sì, beh, comunque i nostri amici cercando un po' la possono anche ritrovare, anche per sentire cosa dicevamo. Allora, Giancarlo, passiamo all'argomento successivo, cripto versus finanza tradizionale. Allora, c'è stato il forum economico ad Davos, ovviamente le criptomonete ormai insomma in tutti gli appuntamenti economici e finanziari vengono dibattute, però sempre con questa doppia visione, no? Che si ha del mondo cripto, chi sostiene che dovrebbero entrare insomma a pieno titolo e a pieno merito in quella che è considerata la finanza tradizionale, c'è chi invece trova ancora delle distinzioni. Perché vogliamo parlare di questo con te? Perché so che molti tuoi follower ti hanno chiesto il tuo parere rispetto al mondo delle criptovalute. Cos'è accaduto? È accaduto che io ho esternato il mio pensiero, come faccio sempre, perché da quel punto di vista lì, ecco quello al quale ci tengo enormemente, che ogni cosa che dico è esclusivamente ciò che penso, non sono condizionato da niente, da nessuno, insomma. Sì, Quindi ho esternato. lo sappiamo Giancarlo, lo sappiamo. Lo so che è brutto sottolinearlo, insomma, però insomma, ci tenevo a sottolinearlo, non ho nessun conflitto di interesse, ecco, mettiamo così. E Ok, quindi è la io prima volta peraltro che parlo di cripto con te, quindi sentiamo cosa ne pensi.
Io sono estremamente scettico sulle cripto, ma ero stato, io ritenevo anche neanche troppo pesante, dicendo che semplicemente non vedevo, non riuscivo a riscontrarne il valore, cioè perché hanno valore? Allora, se hanno valore perché c'è una piattaforma efficiente sul quale si possono scambiare le cose, ok, va bene, allora non lo so, è una cosa del tipo Visa, oppure insomma Visa nel senso di carta di credito, no? Di Sì, circuito chiaro. tramite il quale ci si scambia la moneta. Perché per il resto il fatto è questo, che noi la chiamiamo criptovaluta e ci può stare il termine criptovaluta, ma attenzione, ecco, quello che non ci può stare è che il Bitcoin non è una moneta. Tu giustamente in questo momento stai mandando come la regia, no? Un video in cui compare sempre questo simbolo, il simbolo della B con le doppie stanghette verticale. Sì. Questo è, secondo me, la trovata più geniale che hanno avuto chi ha inventato il Bitcoin. Ecco, adesso vedo io sullo schermo addirittura delle monete di color Ci fai da telecronista rispetto alle immagini. No. No, 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 ma giusto, giusto. Ecco, monete color oro, assolutamente. Esatto, allora questa è l'immagine che è stata data. Allora, le due stanghette verticali, capisci che è riprendere quello che viene fatto con le monete vere e proprie. In quel caso il dollaro ha la S con le due stanghette verticali, l'euro ha la E con le due stanghette verticali, lo yen ha la Y con le due stanghette orizzontali, insomma, vabbè, quindi fa. Quel logo fa ritenere che quello sia una moneta, cioè che il Bitcoin sia una moneta. In più, come hai detto, anche addirittura una moneta metallica e color oro, cioè qualche cosa che vale color oro, magari addirittura proprio fatta d'oro. Ora, il Bitcoin non è una moneta, non è una moneta, solamente il fatto che venga quotato singolarmente, già definito che non è, viene da lì si capisce che non è una moneta, è praticamente un qualche cosa al quale ci sono delle persone che danno un valore e quindi come se fosse una merce, come se fosse il petrolio, come se fosse una. Ok, peraltro noi stiamo parlando del Bitcoin, che è ovviamente la cripto di riferimento, la più conosciuta, ma esistono oltre 2000 criptovalute, No, chiaramente. addirittura 20.000 cripto. Ah, addirittura ah, beh, ma se parliamo proprio di tutte quelle che ci si inventa, cioè adesso uso questa parola, ci si inventa, perché stavo dicendo poi ovviamente quella maggior capitalizzazione sono un po' più ridotte. Beh, 20.000, scusate, mi ho dimenticato uno zero. Vabbè, ho azzeccato il 2. È vero, effettivamente ogni giorno bisogna aggiornarsi sull'aumento delle cripto. Vabbè, insomma, ma non pensi che però sia, voglio dire, sia il futuro? Cioè, oggi stiamo ragionando ovviamente basandoci su quello che tu ci stai dicendo, non è una moneta, quindi facendo riferimento alla finanza tradizionale, ma non è il futuro, in attesa di una regolamentazione che deve arrivare ovviamente. Se ne è parlato da Davos proprio per questo, no? Per far sì che possano essere poi regolamentate e possano avere anche un mercato un po' più preciso di riferimento, altrimenti diventa sempre tutto troppo astratto, anzi resta sempre tutto molto troppo astratto. Guarda Manuela, allora, dunque, la cosa fondamentale, diciamo la cosa principale, tu hai accennato che quando io ne ho parlato, appunto in maniera critica delle criptovalute, ci sono stati molti miei ascoltatori che invece sono fautori delle criptovalute, eccetera. Allora, io ti ho corretto dicendo che sono 20.000, adesso ovviamente è impossibile calcolarle proprio perché ogni giorno ne nascono, no?
e ne muoiono anche ogni giorno. Ci sono un'altra delle cose che è ovvio, cioè se nascono nell'ultima settimana ne erano nati 150, non so quante ne erano scomparse. Sì, certo, certo, questo sì. Quindi già questo stabilisce che insomma, ma diciamo che le maggiori critiche che mi sono arrivate sono per il fatto di dire no, ma tu stai mischiando assieme tutte le criptovalute con il Bitcoin. Benissimo, se fosse così, cioè in pratica queste persone mi dicevano tutte le criptovalute sono una porcheria, il Bitcoin invece è un qualche cosa di eccezionale. Ora, il problema è che nessuno mi ha spiegato perché il Bitcoin è un qualche cosa di fantastico e tutto il resto invece fa schifo. Cioè, che cos'ha il Bitcoin di differente rispetto a tutto il resto? Allora, se ha il fatto di essere nato prima e il fatto di appunto avere una quotazione sul mercato di in totale di migliaia di miliardi di dollari, non è questo, cioè una persona mi deve dire perché vale, non perché in questo momento ancora per avere un Bitcoin ci vogliono 27-28 mila euro o dollari, per averlo. Perché a questo punto io posso dire ma avete visto l'una, il giorno prima valeva, non mi ricordo più, 4 mila, il giorno dopo valeva zero, quindi non è perché una cosa oggi vale che allora varrà sempre in futuro, vale se ha un suo valore intrinseco, se non ha un suo valore intrinseco non lo so, non certo, quindi ecco questo è il fatto. Io riconosco che il Bitcoin ovviamente è molto più utilizzato, gli scambi sulle criptovalute sono, però anche sul Bitcoin, così come su tutti gli altri, non riesco a vederne il valore, cioè non riesco a scoprire quale sia il valore. Cioè, se è una piattaforma bellissima con la quale ci si scambia della moneta, va bene, ok, okay. Ma non è una valuta, non è una moneta. Ok, ok, chiaro. Allora, Giancarlo. Poi ne parleremo ancora naturalmente di Bitcoin eccetera, però prima di salutarti io volevo, ultimo titolo, chiederti cosa ne pensi di quanto sta accadendo qui e leggiamo Salvini a Mosca, è stato un errore diplomatico. Allora, Matteo Salvini vuole andare in Russia in missione di pace per cercare di insomma, portare la pace, come lui stesso sta dicendo. Pare che stia preparando questa missione da tempo in completa autonomia, perché anche il responsabile degli esteri leghista Lorenzo Fontana avrebbe chiamato Salvini, almeno secondo rumor di stampa, per metterlo in guardia da questo viaggio che in questo momento potrebbe rivelarsi un boomerang, come ha detto, visto un momento delicato. Pare che dietro questo viaggio di Salvini a Mosca ci sia un parlamentare di Forza Italia, insomma Salvini però avrebbe deciso di andare a Mosca, ma sarebbe un errore diplomatico, oppure Salvini bene fa ad agire così? Posso avere una via intermedia? Cioè, sì, certo, cioè io ho dato ovviamente i due estremi, no, però certo, assolutamente sì. Nel senso che, allora, io la cosa che vorrei sapere è Salvini a Mosca con chi parla, perché se parla con Putin, se parla con Peskov, se parla con Lavrov. Scusate, dietro questa scelta ci sarebbe un ex parlamentare di Forza Italia, scusate, volevo solo correggermi, prego, prego. Quindi se parla con uno di questi tre personaggi, voglio dire, cioè appunto o direttamente il presidente Putin o il ministro degli esteri o il portavoce del Cremlino, è chiaro che allora sta parlando con i massimi vertici e quindi quel discorso lì, quell'incontro lì assume un significato.
Però scusami, ti fermo solo. Ok, certamente il referente è importante, però è giusto che ci parli Salvini a nome dell'Italia, intendo dire, perché motivo in più, se il referente fosse un referente giusto, non so quanto può, è un senatore in questo momento Salvini, non rappresenta il Ministero degli Esteri, non insomma, quindi non potrebbe essere peggio, no? Certo, poi non lo so, magari riuscirebbe nell'intento, questo non lo sappiamo. Prego, Giancarlo. No, io ho fatto questo per escludere una certa cosa, cioè se Salvini va e parla con la gente della Piazza Rossa, quelli che incontra sulla piazza, se va per farsi una vacanza a Mosca, e voglio dire, non parla con nessuno, o comunque insomma con persone che insignificanti dal punto di vista politico. Vabbè, è come se avesse fatto un weekend o una vacanza a Mosca, non avrebbe importanza, cioè una persona, penso che se vuole può ancora andare a Mosca anche per turismo, quindi non è. Però lui la vende come no, no, certamente, cioè anche noi possiamo prendere andare a Mosca domani a visitare la città, ma ovviamente però Salvini dice io sto andando in missione di pace, quindi il messaggio chiaramente a livello diplomatico è questo, non è che è appreso, è andato in vacanza, no? Certo. No, se invece, esatto, dovesse davvero avere incontri ad alto livello, allora lì non è solo la questione di Salvini, ma è anche la questione dei russi. Cioè, voglio dire, io penso che non accada assolutamente, ma ipotizziamo che Putin, riceve Salvini. Sì, da un lato è Salvini che avrà organizzato il tutto, ma Putin in quel momento dà uno schiaffo a Draghi, nel senso di dire non sto a parlare con te, ma parlo con una Ma persona. appunto, ma è giusto che questo schiaffo che poi verrebbe dato a Draghi parta da un esponente del governo? No, Peraltro ma della maggioranza, perché ricordiamo che la Lega è in maggioranza, cioè non è in opposizione. certo, a quel punto infatti ci sarebbe un problema all'interno del governo. Cioè io, cioè per me è fondamentale, non tanto sapere se Salvini va o meno a Mosca, ma sapere con chi si incontra a Mosca. Perché, ripeto, se si incontra con il barista che c'è, non lo so, in una certa piazza, va bene, è andato a bersi un caffè a Mosca. E non succede nulla. Se invece si incontra con una persona di alto livello, a livello del governo italiano nasce un problema, perché allora il ministro degli esteri, il presidente del consiglio, eccetera, non penso che la possano prendere. No, 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 ma è addirittura il responsabile degli esteri della Lega che infatti ha chiesto a Salvini di fare un passo indietro e di forse è meglio berselo sotto casa il caffè in questo momento e non andare a Mosca, no? Tanto per chiudere, per sdrammatizzare, certo. È una decisione che prende in maniera autonoma, insomma. Certo. No, no, ma che possa andare, nessuno lo può fermare, come dici tu, possiamo andare ovunque, non è che è nostra scelta, però appunto magari poi dire vado a Mosca perché voglio farmi un giro e guardo la situazione. Missione di pace è un'altra cosa, è una cosa ben specifica che ovviamente se fai parte del governo devi un attimino inquadrare diversamente, insomma, non in modo autonomo, però vedremo, ero curiosa di avere una tua opinione. Grazie Giancarlo Marcotti per essere stato con me anche oggi sulle fonti TV. Naturalmente ti seguiamo su Finanza in Chiaro, continuerai a parlare di cripto e non solo. E vediamo se commenteranno anche qui. Insomma, poi il video, anche questo lo trovate sia sul nostro sito che su YouTube. Però le considerazioni sono ben accette, se sono sempre pacifiche, mi raccomando, perché poi ciascuno ha la sua opinione. Ed è bello discutere e dialogare, però sempre in modo cauto, visto che già abbiamo troppe tensioni in generale, non creiamone altre. Grazie Giancarlo, come sempre, davvero.
Grazie a Un te, abbraccio. Manuela. Come di consueto, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie, grazie. Allora, amici, vi ringrazio naturalmente per essere stati con noi in questo live che ha aperto la settimana. Vi invito a seguirci sui nostri social, a iscrivervi ai nostri canali, anche quello di YouTube e naturalmente anche sul nostro sito, se non avete ancora, visto che siamo sui social oggi, compilato il form di registrazione, basta una volta, è gratuito e potete seguirci anche sul nostro sito. Trovate i contributi principali appunto sulle nostre piattaforme social e sul canale YouTube. E grazie per essere stati con noi, rimanete sulle Fonti TV per il proseguo del palinsesto.